Presidente, dopo il grande successo lo scorso anno del concerto di Noa, quest'anno la provincia di Catanzaro propone a ridosso della Festa della Donna un evento importantissimo, il concerto di James Taylor, una serata al Politeama di Catanzaro all'insegna della grande musica e della solidarietà. Con un duplice obiettivo, quello di fare un'anteprima di quella rassegna importante che vede già la quinta edizione con presenze di grande qualità, soprattutto di artisti stranieri, ma ultimamente anche italiani, che è il Settembre al Parco, e quindi quest'anteprima che nasce proprio il 7 di marzo per regalare alle donne una serata, ovviamente non soltanto alle donne, con un connubio di un grande artista internazionale accompagnato da straordinari musicisti, ma anche la volontà di unire lo spettacolo, la cultura, a quel senso di solidarietà in azioni concrete, quindi attraverso uno sbigliettamento, anche se con prezzi sicuramente molto bassi, che partono dai 15 euro, ovviamente più i diritti di prevendita, fino all'oggione 5 euro, per poter in qualche modo raccogliere qualcosa a favore di questa fondazione di Don Piero Puglisi e soprattutto di questo centro, il Rosa e l'Azzurro, che accompagna donne che hanno subito violenze e soprattutto donne con bambini. Credo che queste siano azioni concrete in quelle battaglie che io chiamo del terzo millennio, le vere sfide per quelle pari opportunità spesso negate dalla vita. Speriamo di aver contribuito sicuramente attraverso uno spettacolo di grandissima qualità, ma anche attraverso un segno importante dove tutte le istituzioni dobbiamo in qualche modo onorare delle momenti che sono celebrazioni con azioni concrete. Io credo che ci stiamo riuscendo e la musica internazionale oggi all'interno del Parco della Biodiversità e all'interno ovviamente del Settembre al Parco ha sullo scenario nazionale una grande prevalenza. E mi auguro che qualora queste province dovessero dismettere il loro compito, questa rassegna possa essere presa in carico o dal Comune o dalla Regione, perché oggi abbiamo fatto tanta strada, una strada che è partita da lontano ma che ha ancora tante tappe da bruciare, e ovviamente la stessa testimonianza di James Taylor, una delle 6 date italiane, significa che siamo persone credibili con delle location altrettanto credibili.